Adesso vorrei illustrarvi il modo in cui Min in realtà è entrato in relazione con tutte le principali divinità dell'antico Egitto. Nell'antico regno, una delle divinità più importanti e antichissima, anche questa risale al predinastico, è quella di Horo, il signore del cielo, il dio falco. Sappiamo che era importante perché due nomi della titolatura reale, il nome di Horo e quello di Horodoro, lo legano strettamente ai sovrani. Dalla fine della quinta dinastia, quando inizia a diffondersi il culto di Osiride, Horo assume il ruolo di figlio di Iside Osiride nei suoi due aspetti, quello di Horo il vecchio, quello che divenuto adulto ha combattuto contro lo zio Set che aveva ucciso il padre, riconquistando il trono d'Egitto, e Horo il fanciullo invece quando era nascosto nelle paludi del Delta perché la madre lo proteggeva dal rischio che il dio Set lo uccidesse. Un'altra degli aspetti di Horo importanti era quello di Horakhti, l'oro dell'orizzonte o dei due orizzonti. Uno dei centri principali di culto di Min era Koptos, all'inizio dello Wadi Hammamat, città importante fin dall'antichità, centro di scambio dei beni che arrivavano da nord, da sud e dal Mar Rosso. Qui c'era un grandissimo tempio di Min che purtroppo è quasi scomparso, ma che nel XIV secolo si diceva che era grande come quello di Dendera. Qui Min era venerato come Min di Koptos, e venivano venerati anche Iside di Koptos, Osiride di Koptos e Arpocrate, cioè Horo nella sua veste di Horo il fanciullo. Il simbolo del nome del quale era capitale Koptos era costituito da due falchi, uno dei quali è Horo, uno dei quali è Min in una inconsueta raffigurazione. Altre divinità importanti erano Ra, dio solare, supremo dio creatore di Eliopoli, conosciuto dalla seconda dinastia. Anche il titolo di figlio di Ra entrò nella titolatura reale, sottolineando il legame tra il dio e i sovrani, e nella sua forma di Horakhti, Horo venne unito a Ra in una nuova divinità, Ra Horakhti. Un'altra divinità era Amon, il nascosto, una divinità ermopolitana che faceva parte dell'Ordode, le otto divinità che, secondo la teologia di Ermopoli, presiedette alla creazione del mondo. Si conosce come divinità autonoma e slegata dall'Ogdoade dai testi delle piramidi. Dall'undicesima dinastia divenne divinità dinastica dei sovrani di Tebe e spesso e presto soppiantò il dio tebano Montu, che era stato il dio dei sovrani precedenti. Qui vedete le raffigurazioni delle varie divinità che fondendosi assumono alcune delle caratteristiche dell'una o dell'altra, come vi ho detto prima. Ad un certo punto, nel Medio Regno, compare la divinità sincretica Min-Horo. Probabilmente perché entrambi erano protettori dei sovrani, perché entrambi erano protettori delle strade, la famosa strada di Horo che arrivava fino al Mediterraneo. Probabilmente
probabilmente l'aspetto di protezione dei sovrani era molto più importante. Conseguenza diretta di questa nuova divinità è il fatto che Min venne incluso nel mito osiriaco, venne considerato figlio di Iside e nei confronti di Iside assunse il titolo di Kamutef. Ad un certo punto, di fatto, Min e Osiride divennero entrambi consorti di Iside ed entrambi erano divinità connesse dell'agricoltura, come vi ho detto prima, con quella differenza. Un altro centro di culto di Min era Abido. Abido divenne il centro principale di culto di Osiride. E ad Abido, fin dalla dodicesima dinastia, si assiste alla presenza del culto di Min-Hor il vittorioso, Min-Horonakht, che venne definito in diverse occasioni con degli epiteti che ne rendono una visione diversa da quella che abbiamo visto finora. Viene detto che è colui che restaura la sua corte e rovescia i suoi avversari, che onora suo padre e colpisce i ribelli, al quale fu data l'eredità di suo padre, che è maestro di vittoria e che suscita paura e terrore nei suoi avversari. Quindi qui siamo di fronte all'oro adulto, a una divinità guerriera che suscita terrore nei nemici e quindi diventa il modello del sovrano eternamente vittorioso, quindi l'aspirazione di tutti i sovrani egiziani sostanzialmente. Ad Abido sono state ritrovate molte stele dedicate a Min e nel tempio di Ramesse II, che è abbastanza vicino a quello più famoso di Seti I, di suo padre, è stata trovata una cappella di culto dedicata a questo dio. Quindi abbiamo già visto che nel predinastico Min venne associato presto con i sovrani, lo abbiamo visto con i nomi dei sovrani predinastici scolpiti sulle statue di Kotto. E quindi Min partecipò concretamente a quel periodo in cui si sviluppò l'istituzione stessa della regalità in Egitto. La prima menzione però del rapporto tra il sovrano e Min-Horonakht si ha nella dodicesima dinastia. Su questo supporto per la barca cerimoniale di Sobekhotep I. Nella tredicesima dinastia due sovrani poco conosciuti, Neferkhamin e Neferkhamin-Anou, presero il nome del dio nel proprio. Come Min e Oro erano divinità strettamente connesse con la regalità, evidentemente anche le loro forme sincretiche ebbero lo stesso ruolo. E Min o una delle altre forme si trova spessissimo raffigurato nelle raffigurazioni delle cerimonie di incoronazione e del giubileo, l'Ebsed. L'altro, diciamo, rivoluzione che cambiò di molto la religione egiziana rispetto a quella dell'antico regno è l'avvento di Osiride e di quella che viene chiamata democratizzazione dell'aldilà, cioè quando l'aldilà venne assicurato non solo al sovrano e ai ricchi che potevano permettersi una tomba, ma anche a quelli con una sepoltura minore che si erano comportati bene in vita e che potevano superare il giudizio di Osiride con la pesatura del cuore nei confronti della piuma che rappresentava la giustizia, la Maat. Si capisce questa
trasformazione che è stata graduale dal fatto che i pellegrinaggi religiosi cambiano meta da Eliopoli, città santa di Ra, ad Abido, città santa di Osiride, dove chi poteva cercava di collocare una cappella o una stele. Altre forme sincretiche sono quelle di Minamon e Minamon-Ra. Il sincretismo è un fenomeno religioso sicuramente, ma era certamente un fenomeno che aveva un substrato politico, perché anche la scelta della divinità dinastica faceva sì che una divinità venisse premiata a seconda delle inclinazioni non solo religiose, ma anche politiche dei sovrani. La scelta di associare Amon o Amon-Ra a Min fu dovuta probabilmente alla necessità di dotare Amon Amon-Ra di alcune delle prerogative che gli mancavano e che Min invece aveva, ma anche può essere vista come una ricompensa ai nomarchi di Copto che erano stati alleati di Tebe nelle lotte di espansione del primo periodo intermedio. Ovviamente anche a queste forme sincretiche si estese l'appellativo Kamutef. In seguito io parlerò genericamente di Min, ma nelle raffigurazioni dei templi qualche volta si parla di Min, altre volte di una delle forme sincretiche. Le raffigurazioni sono molto simili, si riesce a capire di chi, a chi è riferita l'immagine, spesso se si sono conservati solo dai geroglifici e dalle iscrizioni. Ma comunque, per quello che vi racconterò, è irrilevante la precisione in questo senso. Un'altra divinità con cui Min fu strettamente legato da un rapporto quasi da strana coppia era Set. Set, venerato a Nubt, sulla riva ovest del fiume, era una divinità molto controversa, conosciuto appunto per aver ucciso il fratello Osiride per impossessarsi del trono, ma conosciuto anche per essere uno dei difensori di Ra nel viaggio notturno e quindi aveva questa raffigurazione un po' ambivalente, dio del caos, ma anche protettore del dio solare. Dall'altra parte del fiume rispetto a Nubt c'era Coptos, il luogo di culto di Min. E queste due divinità si trovano alleate attraverso i loro stendardi, che qui vedete quello di Min, che potete riconoscere quello che abbiamo visto, e quello di Set. Li troviamo in questa parte della mazza di Re Scorpione che risale intorno al 3200 a.C. Scorpione fu uno degli ultimi sovrani predinastici, uno di quelli che contribuì all'unificazione del regno. E quindi è evidente che l'associazione di Set e di Min con questo sovrano in questo monumento, la mazza è anche piuttosto consistente, li lega allo sviluppo della regalità. E quindi entrambi erano protettori del deserto, Set dell'occidentale, Min dell'orientale. Ma c'era anche un altro aspetto che li legava. Fa strano parlare di pioggia e di tempesta pensando all'Egitto, ma nel predinastico, come vi ho detto prima, il clima era diverso, le aree oggi desertiche erano delle savane e spesso c'erano piogge e tempeste. Qualche volta si verificano anche oggi, anche se molto raramente.
Le popolazioni di quell'epoca pensarono bene di mettersi sotto la protezione di due divinità, le due divinità antiche che conoscevano, che erano anche divinità del deserto, per farsi proteggere dalla tempesta sostanzialmente. Set, come dio del caos, conservò questo suo aspetto di divinità della tempesta. Min l'ho perso un po' per strada, ma mai del tutto, visto che più avanti, mi pare nella dodicesima dinastia, venne associato al dio Reshep, che vedete qui, che è un dio di origine orientale, semitico, che era anche lui dio della fertilità e del deserto, ma anche della guerra e del tuono. È riconoscibile per questo particolarissimo abbigliamento, ma anche per la testa di gazzella che ha sulla fronte, dove normalmente c'è un ureo. Min e Reshep sono spesso rappresentati in triade con la dea Kadesh di origine cananea. E Min è il figlio di questa coppia. Sappiamo che in Egitto usavano molto le triadi di divinità. E in questo caso Min è il figlio. Kadesh, che non ha niente a che fare con la città famosa per le battaglie, era una dea dell'estasi sacra, del piacere, è rappresentata nuda sopra il suo animale sacro, il leone, mentre impugna dei fiori di loto e un serpente. Spesso è confusa con altre due divinità che hanno origini medio orientali, Anat di Ugarit e Astarte di origine mesopotamica, che sono due dee guerriere invocate dai faraoni del Nuovo Regno come protettrici in battaglia o protettrici dei carri e dei cavalli del faraone, in questo caso Astarte.